Gran Galà Granata questa sera organizzato da toro.it. Alessandro Pisselvatico, vogliamo dire perché questo Galà Granata? Allora, la motivazione ufficiosa è perché veniamo a salutare un po' la chiusura della stagione del Toro, i giocatori che sono stati votati come migliori dai tifosi, l'allenatore e quant'altro. La motivazione vera, quella ufficiale, quella più profonda, è in realtà per fare un piccolissimo gesto che in realtà dovrebbe su vasta scala avere una valenza molto forte, cioè quella di dare un aiuto concreto a un'associazione che si chiama Un Vero Sorriso, che è un'associazione per cui si prodiga spesso anche Rolando Bianchi, magari molti l'hanno già anche sentita, che aiuta dei bambini che hanno una malattia grave e al momento incurabile. Quindi chi viene qui ha già fatto il suo dovere, ha già fatto quello che doveva fare. Se poi riesce anche a divertirsi, tanto meglio. Un'anteprima su chi saranno i premiati? Allora, i premiati saranno due scelti dai tifosi appunto tramite sondaggio, quindi il miglior giocatore della stagione Alessio Cerci, il giocatore di rivelazione Danilo D'Ambrosio, poi verrà premiato anche l'allenatore Mister Ventura, l'allenatore della primavera Moreno Longo per i risultati straordinari che sta raccogliendo, però non ha ancora finito la sua stagione la primavera, e il miglior giovane della primavera che sarà Emanuele Gatto, e poi due premi un po' speciali, uno un grande ex, che è Eraldo Pecci, non è Pulici. Perché non è Pulici? Perché Pecci ha appena scritto un libro intanto, che è una cosa che non tutti i calciatori dell'epoca facevano, oggi lo fanno un po' tutti, ma all'epoca non tanti, perché è una persona straordinaria, è un essere umano oltre che un calciatore che merita tanti premi, non solo questo, e poi un altro premio a uno sportivo che non è un calciatore, è un pugile, Gianluca Branco, che è un tifosissimo del Toro sfegatato, viene da Roma, sta lottando per riconquistare il titolo europeo che gli hanno tolto degli arbitri praticamente juventini, diciamo, c'ha un carattere e due attributi proprio tanto tanto granata, e quindi noi siamo contenti di averlo con noi. Bene, buona serata allora. Grazie, speriamo. (Susurra)